Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per avermi invitato oggi, farò una breve introduzione a questa lezione. Sono molto interessata ad ascoltare che cosa ci racconterà Luigino Bruni, un economista, storico del pensiero economico, uno dei fondatori di questa scuola di economia civile insieme a Stefano Zamagni, che è un concetto molto particolare, un laboratorio permanente di cultura economica, di comunione, no? Dove si riporta la comunità e l'ambiente, il lavoro al centro dell'impresa. E, sono interessata perché i giornali oggi, io lavoro in un giornale, sono pieni di termini che riguardano temi di disuguaglianze, inclusione, però Luigino Bruni direi che forse una delle prime persone, uno dei primi economisti italiani che ha portato al centro del dibattito questi argomenti. E quindi forse partendo dalle origini ci può dare anche uno spunto interessante per capire bene a che punto siamo. Sono anche contenta perché questo è un dibattito sulla tecnologia, su Biennale Tecnologia, sul progresso, su dove stiamo andando dal punto di vista. Prima c'è stata una bellissima lezione sul metaverso, analisi computazionale, però è altrettanto interessante vedere che questo programma di appuntamenti è costellato anche di momenti di riflessione invece su dove siamo e dove vogliamo andare, e se ci piace quello in cui siamo e se il modello al quale tendiamo è un modello che in qualche modo presenta delle criticità e se siamo ancora in tempo per tornare indietro su qualche cosa. Allora Luigino Bruni parte proprio dalle origini, cioè trae spunto addirittura da alcuni valori della Bibbia che analizzati con uno sguardo laico possono darci delle suggestioni, dei suggerimenti su che cosa funziona e che cosa non funziona. In particolare il modello manageriale, la sua lezione oggi sarà incentrata sul tema della leadership, su questa moda imperante negli atenei, nelle scuole, ma addirittura nell'organizzazione ecclesiastica in alcuni casi. Di questa enfasi sul tema della leadership, come se fosse un po' una moda, un modo per abdicare ad alcuni altri valori più novecenteschi, per esempio della gerarchia. Sembra che la capacità dei manager di essere carismatici possa sopperire a tante altre mancanze o tanti altri temi di preparazione. Il tema sarà appunto ideologia non manageriale che sta discutendo questo successo globale senza incontrare grandi resistenze. La ragione di questa assenza totale di visione critica nella quale affonda le radici la teoria moderna che plasma i manager, secondo Luigino Bruni, è però figlia di un equivoco, ovvero il suo presentarsi come tecnica e non come ideologia, quale invece realmente è. I principali pilastri ideologici sui quali si basa sono la teoria dell'incentivo e la meritocrazia, e qui anche si apre un dibattito abbastanza recente da quando il nuovo governo ha introdotto un nuovo nome per il Ministero dell'Istruzione, che era Pubblica Istruzione, che oggi è Istruzione Merito. E sentiamo che cosa ha da dirci, da raccontarci in proposito. Poi ci sarà uno spazio non lunghissimo per domande da parte vostra, abbiamo i tempi un po' ristretti, quindi direi che andiamo avanti così. Grazie. Bene, grazie mille dottoressa, davvero per questa bella presentazione, molto, molto puntuale sul tema di questa mia, diciamo, lezione, conversazione, dialogo con voi. Grazie a tutti voi per essere venuti, per partecipare a questo momento. Allora, il tema, appunto, un titolo kantiano, diciamo, critica della ragione manageriale, è un tema molto ampio su cui sto anche facendo un piccolo libro, tra l'altro, che uscirà prossimamente, ma oggi, nel breve tempo che abbiamo, parlerò un po' della meritocrazia e un po' di più della leadership, come diceva la dottoressa. Allora,
Innanzitutto una piccola premessa: perché sono dentro una biennale sulla tecnologia? Che cosa c'entra in management o in merito con la tecnologia? In realtà c'entra molto, perché una delle ipotesi, una delle affermazioni molto forti che riguarda le nuove scienze manageriali dell'ultimo Novecento, inizio XXI secolo, è proprio la pretesa di essere una faccenda che ha a che fare con la tecnica, che non è la tecnologia, però insomma, diciamo, le somiglia. Cioè che queste cose che accadono dentro le imprese, che possiamo chiamare management in senso ampio, non hanno una visione ideologica o antropologica o filosofica, sono semplicemente tecniche. E in quanto tali stanno entrando ovunque, perché tecniche. Quindi stanno entrando nella scuola, e abbiamo visto ora con il cambiamento del nome del Ministero dell'Istruzione, stanno entrando nella società civile, nel non profit, persino nelle chiese dove proliferano corsi sulla leadership, perché appunto viene presentata si introduce attraverso il cavallo di Troia della tecnica. Quindi penso, per questo motivo, il direttore della Biennale mi ha invitato, che conosce un po' i miei lavori, a parlarvene un po'. Allora, è ovvio che con mezz'ora, che è il tempo in cui parlerò, per lasciare 20 minuti, perché 12 e mezzo dobbiamo finire, a voi, per le domande, per gli interventi, mezz'ora si può dire qualcosa. Io quindi dovrò essere abbastanza schematico, non argomento tanto, tranne un paio di volte, perché non è una sinfonia, è una sonata per pianoforte di qualche minuto, quindi dobbiamo cambiare ritmo. Cioè, se uno ha 7 minuti non può fare un riassunto di una sinfonia, deve fare un'altra cosa, altrimenti diventa una strana opera. Allora, dov'è io chiaramente sono un critico, appunto, critica della ragione, quindi guardo la meritocrazia e guardo la leadership come problematiche, cioè come con uno sguardo che cerca un pensiero per un miglioramento, per un cambiamento di queste parole, di queste prassi, di queste ideologie, perché sono entrambi, come capite già, ideologie. Vuol dire che si prende un aspetto che diventa il tutto. Questa in genere è la produzione ideologica. Si prende una parola buona, merito, facendola diventare meritocrazia. Questa parola buona viene manipolata e diventa qualcosa che è meno buono. Allora, cominciando con questi primi minuti sul merito. Il merito chiaramente è una bella parola, è una parola che rimanda a dignità, se vediamo l'origine anche latina della parola, è una parola che rimanda a una grande tradizione filosofica, che è l'etica delle virtù, perché è molto legata al tema delle virtù. Perché chiaramente il merito ha a che fare con l'idea di eccellenza, di arete, quindi di quello che noi chiamiamo in latino, in italiano, virtù. Quindi ci piace essere meritevoli, tutti vorremmo essere dove siamo, non per raccomandazioni, per il caso, ma semplicemente, o per fortuna, ma perché siamo più bravi di quelli che non sono qui al posto nostro. E quindi c'è questa, quella che noi chiamiamo illusione del merito, cioè che noi in qualche modo amiamo illuderci che se abbiamo vinto un concorso, quella non è un'illusione in cattiva fede, è in perfetta buona fede, anche legittima, spesso corrisponde anche a realtà, ma non sempre, che quel concorso che abbiamo vinto, quella borsa di studio, quella promozione di carriera, ce la siamo meritata, ed è qualcosa su cui si fondano le civiltà non solo occidentali, anche orientali, anche indiane, anche giapponesi. Allora, dov'è il problema? I problemi ce ne sono diversi, chiaramente a livelli un po' più profondi delle tipiche risposte che si fanno nei social quando io parlo di ciò, cioè ma allora viva raccomandati, fannulloni, cioè queste cose. Se parliamo di questo chiudiamo il discorso immediatamente. Se l'alternativa alla meritocrazia è far andare avanti i raccomandati, non occorre fare una conferenza in una biennale, no? Chiaramente il discorso è un altro. Innanzitutto un paradosso, no? Che da cui partire. Chi di voi ha studiato un po' di storia della filosofia, o insomma, vedo che siete ragazzi penso del liceo, quindi qualcosa avete studiato, sapete che attorno al 500 ci fu un enorme dibattito in Europa, che aveva come protagonista Lutero, da cui nacque la riforma protestante, che aveva come centro il merito. Se siamo salvi, il concetto di salvezza cristiana,
per meriti o se siamo salvi per sola grazia. E tutta la riforma protestante, che comincia con Lutero, poi Calvino e quindi tutti i paesi che si fondano su questa, diciamo, questa variante, non del virus, ma variante del cristianesimo, che sono sostanzialmente Svizzera, Olanda, una parte della Germania, soprattutto l'America del Nord, gli Stati Uniti, si sono costruiti su una teologia che ha respinto totalmente il merito. E quindi tutto il dibattito sulle indulgenze, tutta questa storia che ne derivava di meritarsi, lucrarsi il paradiso, tutta questa antropologia che veniva chiamata da Lutero, forse un altro nome che vi ricorda qualcosa a scuola, pelagiana, cioè erano delle forme pelagiane, cioè da Pelagio, questo teologo che fu molto contrastato da Sant'Agostino e anche da Gerolamo e altri padri, cioè che pretendeva che la salvezza dipendesse da noi, dai nostri meriti e non dalla grazia di Cristo. Bene, il mondo protestante inventa una teologia sine merito, senza merito. Il mondo cattolico invece, come reazione alla Controriforma, si aggancia molto al merito, continua a teorizzare il merito. Bene, dove nasce la meritocrazia nel Novecento? In America del Nord, non è che nasce in Italia. Quindi un umanesimo che ha espulso il merito dalla teologia lo fa rientrare nella vita economico e sociale, perché la meritocrazia non c'è sicuramente arrivata dai nostri teologi o filosofi italiani o cattolici, ma è arrivata dal business nordamericano e in qualche modo anglosassone. Questo è un primo paradosso, no? Cioè che dovrebbe dirci già qualcosa. Secondo, qual è secondo me il grande equivoco alla radice della meritocrazia? Che il merito sia talento, e quindi che il talento sia merito, cioè c'è una corrispondenza bionivoca, più impegno. Quindi se uno dovesse fare una formula, merito uguale, diciamo, talento naturale o comunque talento, più, si può immaginare una somma, si potrebbe anche immaginare una funzione più complessa, però facciamo finta che sia una somma, più impegno. Poi se uno va un po' a guardare qualcuno che ci ragiona un pochettino di più, magari mette 90% talento, 10% impegno, e allora si dice, bene, anche se l'impegno non è tutto, è poco, però senza impegno il talento non rende. Quindi c'è un merito nell'essere, nell'avere un talento messo a reddito. Questa è un po', diciamo, l'idea, perché ora persone un po' più superficiali dicono che il merito esattamente corrisponde all'impegno. No, questo, nessuno pensa questo. Cioè, quelli un pochettino più sofisticati ci mettono almeno ci mettono dentro il talento, che non dipende da noi, cioè i cromosomi, l'altezza, la bellezza, l'intelligenza, essere nati in una famiglia che ci ha fatto studiare, essere nati in Italia, non essere nati in Camerun, aver avuto insegnanti di qualità, non averli avuti, aver avuto professori universitari bravi, aver avuto fiducia. Parto sempre da un dato, no? Abbiamo fatto qualche anno fa per i 50 anni la cena della quinta elementare, dei compagni di scuola che dopo un po' di riconoscimenti, i capelli, eccetera, chiedere tu chi sei, eccetera, siamo riconosciuti, è venuto da me un ragazzo che mi ha detto, Giulio, ti ricordi Luigino, io arrivavo a scuola sempre stanco, facevo 10 km al mattino a piedi, io abitavo di fronte alla scuola, Giulio fa il contadino come il padre, io ho avuto una famiglia che mi ha voluto bene, povera ma molto bella, ho avuto dei vicini di casa che mi hanno aiutato a crescere, ho fatto 25 anni di scuola gratis, non per merito soltanto, perché l'Italia consentiva ancora questo nei miei tempi, neanche un euro di tasse, a nessun, fino al dottorato incluso, ho avuto incontri decisivi nella mia vita, con insegnanti, con persone che mi hanno fatto fiorire, che mi hanno dato fiducia. Bene, oggi faccio il professore universitario, ho il mio reddito, ho la mia posizione. Quanto c'è di merito e quanto c'è di dono? 90% dono, 10% impegno. Questa è la vita vera, che noi siamo essenzialmente dono, incontri, opportunità, qualcuno dice caso. Allora, se uno dimentica ciò, che cosa succede? Che si attribuisce i propri successi. Tutto merito mio, guai chi me lo tocca. Quindi da lì nasce una società ingrata, tanto che il libricino che parla di queste cose si intitola La civiltà della cicogna, un mio libro, perché la cicogna, come forse sapete voi studenti di liceo, era l'immagine, l'icona della riconoscenza nel mondo romano. C'era l'idea, infatti io a un certo punto vedevo nelle statue, c'era
la riconoscenza, la gratitudine come dea, una delle dee del Pantheon, e accanto una cicogna. Dico, che c'è la cicogna, che in genere noi la abbiniamo ai bambini? E invece si pensava nel mondo antico che la cicogna si occupasse dei genitori anziani. C'era questo mito. Quindi era grata, si occupava, cioè accudiva i genitori anziani. Quindi questa idea, la civiltà della cicogna è una civiltà grata, mentre una civiltà meritocratica è una civiltà ingrata, perché non riconosce che il 90% di ciò che noi siamo è dono. Allora, con questo equivoco, cosa succede? Che oggi la meritocrazia, la mia tesi, perché non posso argomentarla, è che la meritocrazia è diventata la nuova legittimazione etica della diseguaglianza. Mentre per 100 anni abbiamo combattuto nel Novecento fortemente le diseguaglianze, dei punti di partenza, è bastato cambiarle nome perché diventasse una cosa bella. Perché chiaramente, poi immaginiamo la scuola, no? Pensiamo perché abbiamo reagito in tanti con questa faccenda del merito. Perché se c'è un luogo che deve essere antimeritocratico, questa è la scuola. Non vi fate confondere dei voti, che sembrano e sono, ma questo è un livello secondario, cioè che evidentemente chi si impegna di più, chi ha più talenti, prende voti più alti. Ma c'è una dimensione più profonda della scuola, che a scuola ci vanno tutti, i meritevoli e quelli che meritano meno. Non si fanno classi speciali, come si vorrebbero fare, per i più meritevoli e classi non so cosa, dei campi, per i demeritevoli. No. Anzi, e la scuola riduce le diseguaglianze dei punti di partenza, non le aumenta. Se noi cominciassimo già a immaginare dei percorsi differenziati per i meritevoli rispetto ai demeritevoli, non stiamo facendo altro che amplificare a dismisura le diseguaglianze naturali che la scuola dovrebbe ridurre, perché poi tutta la vita le aumenta. Quindi nelle scuole elementari, nelle scuole medie, ma anche nelle scuole superiori, la loro bellezza, io ho un ricordo stupendo della mia scuola, era di avere vicino ragazzi e ragazze di tutti i tipi, il genio insieme alla persona con difficoltà. Abbiamo anche inventato, stupendo in Italia, gli insegnanti di sostegno, per consentire a persone che avevano meno talenti di un certo tipo di poter stare in classe con tutti. Quindi è molto grave questa parolina che è stata inserita lì, non perché non ci sia a un livello superficiale un certo livello, un certo ruolo del merito, ma in profondità la scuola non è meritocratica, esattamente è l'opposto. Perché qual è il punto? Poi passo alla leadership, perché il tempo vola. Qual è un punto interessante su questo? Che se noi costruiamo una civiltà dove fin da piccoli differenziamo i demeritevoli in quanto non si impegnano abbastanza, c'è quello che oggi viene appunto chiamato un ritorno della cultura della colpa, cioè il povero come demeritevole e quindi scartato in nome del merito. Perché chiaramente qual è il discorso, voi siete studenti, lo capite subito, se io attribuisco al successo un merito, chiaramente lo attribuisco anche all'insuccesso, col segno opposto. Quindi se chi vince è meritevole, chi perde è demeritevole, quindi il povero è scartato ed è condannato in quanto colpevole. Quindi noi non capiamo oggi il dibattito politico sulla riduzione delle tasse, sulla riduzione del welfare state, se non guardiamo seriamente questa teoria della povertà come colpa che sta tornando fortemente attraverso il business in tutto il mondo. Il mondo cattolico non pensava questo. Era più tipico del mondo protestante pensare alla povertà come colpa. Pensiamo al dibattito nordamericano, no? Sui poveri, sul welfare state, sulla sanità. C'era questa idea arcaica che la povertà fosse in qualche modo pigrizia. Il mondo cattolico non ha mai pensato questo. Ha sempre pensato che la povertà fosse sfortuna, fosse essere nati nel posto sbagliato, ma non colpa. Era solo vergogna e non colpa. Se passa attraverso questo cavallo di Troia, la meritocrazia entra ovunque, ci ritroveremo con poveri condannati dalla vita e condannati dalla meritocrazia in quanto demeritevoli. Quindi ecco perché io che mi occupo, come diceva la dottoressa, di comunità, di economia di comunione, di povertà, sono molto sensibile a questi temi perché ci vedo dentro una nuova forma per scartare, come diceva Papa Francesco, la cultura dello scarto, scartare i poveri in quanto definiti demeritevoli. Va bene fin qua? Poi sarebbe da parlare molto, ma non lo facciamo perché non c'è tempo. Però vi leggo soltanto la conclusione di questo libretto sulla
sulla cicogna. Potevamo immaginare un altro capitalismo meno ancorato alla religione retributiva, no? Che è l'antico nome della meritocrazia, e quasi certamente avremmo avuto un pianeta meno malato e relazioni sociali più sane. Ma oggi dobbiamo almeno evitare che la logica meritocratica diventi la cultura dell'intera vita sociale. Abbiamo visto che ieri e oggi le meritocrazie hanno un solo grande nemico, la gratuità, che temono più di ogni altra cosa perché scardina le gerarchie e libera le persone dalle schiavitù dei meriti e dei demeriti. E allora solo una rivoluzione della gratuità, urlata, desiderata, vissuta, donata, potrà liberarci da questa nuova inondazione di pelagianesimo, Pelagio, se durante questo tempo di schiavitù e di lavori forzati, a servizio del faraone, come gli ebrei, non smetteremo di sognare insieme una terra promessa. E poi concludo con questa frase che dedico anche ai giovani. Siamo più grandi dei nostri meriti, siamo migliori dei nostri demeriti. E forse questa è la sintesi di queste pagine. Siamo più grandi dei nostri meriti, siamo migliori dei nostri demeriti. Questa è la prima parte. E ora veniamo alla meritocrazia, alla leadership, scusa, che è un tema. Oggi, se volete, anche se non faccio concorrenza alla mia amica, alla mia collega, dottoressa di Repubblica, su Avvenire, è uscito oggi questo articolo che vi racconto ora, la pagina culturale. La leadership è un'altra parola sacra della nostra religione capitalistica. Io ho cercato in questi anni di far vedere come il capitalismo sia una religione, c'è un libretto piccolo che si chiama Il capitalismo e il sacro. Quindi la leadership è un'altra parola sacra di questo capitalismo religioso del XXI secolo. Noi sappiamo in realtà che la leadership ha radici antiche, cioè non è che nessuno prima dei nostri attuali teorici della leadership non si sia occupato di leadership nel passato, assolutamente. Qui siamo a Torino, penso a Wilfredo Pareto e a Roberto Michels, due economisti, diciamo Pareto che è nato a Torino, ha studiato a Torino nel Politecnico, che non era ancora Politecnico, cioè metà 800, ma ha studiato qui. E Roberto Michels, che ha insegnato a Torino, anche se era di origine italo-tedesca, che hanno teorizzato le elite, come nascono le elite, come si formano e come decadono. Interessante anche oggi come teoria. Cioè abbiamo studiato la leadership carismatica con Max Weber, cioè non è che nasce oggi questa teoria della leadership. Però c'è un fatto nuovo, che con il nuovo millennio attorno alla leadership è cambiato qualcosa di importante. Ad esempio stanno proliferando nelle università, compreso certamente Torino, non sono sicuro, ma probabilità 99%, in tante facoltà corsi su come si diventa leader, come si riconoscono nelle persone i tratti del leader, come un leader può condizionare un gruppo di lavoro per un cambiamento e molto altro, fino ad occupare dipartimenti di scienze economiche e sociali, di ingegneria, di filosofia e persino di teologia. Un dato ancora più recente, ma non è così recente, è l'espansione di questi corsi di leadership nel non profit, nelle chiese, dove i parroci cominciano ad autodefinirsi non più parroci ma leader, dove i superiori delle comunità preferiscono farsi chiamare leader perché è più moderno e più bello. Se andiamo a leggere, ma che cos'è questa leadership? Se andiamo a leggere, fatelo anche voi, nei corsi di leadership, pubblicità su internet o nei libri, insomma nell'università, ovunque, trovate più o meno questo. Il corso si rivolge, pensiamo alle business school della Bocconi di Torino, il corso si rivolge a manager e dirigenti con esperienza, attenti, fin qua va bene, poi vediamo, e a chiunque aspiri a posizioni di leadership o a cui sia richiesto di essere leader. Io già una cosa del genere, chi ci va un corso del genere? A chi aspiri a posizioni di leadership o a cui sia richiesto di essere un leader. Se si sfogliano poi i manuali di leadership, sono tanti ormai, di qualità medio-bassa, purtroppo, che chi li scrive non sono dei grandi studiosi, le definizioni si assomigliano tutte, ognuno copia l'altro. Cos'è la leadership? È la capacità di influenzare una determinata persona che ha una determinata persona chiamata leader sui dipendenti,
followers. Ancora, i followers sono i seguaci del leader, spinti dal carisma del leader, carisma è parola usata e abusata in queste pubblicità, spinti dal leader a lavorare in gruppo dove sono diretti e guidati dalla sua capacità di persuasione. Quindi la sintesi estrema nei manuali, la leadership è intesa come la capacità di un leader di influenzare una o più persone. Influenzare una o più persone. Così succede che parole come responsabili, dirigenti, capufficio, coordinatori, sono ormai diventate parole vecchie, superate, troppo banali, perché i leader, diversamente dai vecchi dirigenti di impresa o d'ufficio, hanno carisma, fascino, attrattività, capacità naturale di persuasione e di seduzione. Prima domanda, va bene? Prima domanda. Da dove è nato questo bisogno di trasformare i dirigenti in leader? Dov'è la radice? Dove nasce questa domanda di leadership oggi? Da dove è sgorgata questa spinta irresistibile a dare un afflato carismatico e profetico ai capi ufficio e ai coordinatori dei gruppi? Io dico, certamente il capitalismo è cambiato, è uscito, beh non devo dirlo a voi qui a Torino, dalle fabbriche e dalle catene di montaggio, e allora oggi ottenere il consenso e l'ubbidienza, alta parola vecchia, dei lavoratori è diventato molto difficile, perché è cambiato il modo di lavorare, le persone sono molto meno osservabili, tutto passa per la testa, non per le mani, quindi estrarre dalle persone l'impegno, l'effort, è molto più difficile in un lavoro intangibile che una catena di montaggio, dove io controllavo la telecamera, le ore, il cartellino e riuscivo a coordinarti. Oggi con gente che deve impegnarsi attivandosi spontaneamente con l'anima e con il cuore, questo tipo di controlli, di gerarchie sono molto più fragili. Bene, è più difficile. Inoltre, questo riguarda i giovani, la cultura postmoderna, cioè oggi, crea giovani post-patriarcali, cioè meno abituati e meno preparati alla virtù dell'obbedienza dei superiori, degli insegnanti ad esempio, vedo come docente della mia università, più sensibili, attenzione, oggi giovani alla libertà, all'uguaglianza e al consenso, al contratto tra uguali più che alla gerarchia. E quindi le vecchie imprese del Novecento erano nate con la gerarchia. Perché? Chi di voi sa un po' di economia conoscerà il famoso economista premio Nobel Coase, che ha teorizzato come nasce l'impresa. Nel 1960, già inizia prima negli anni 30, poi diventa la teoria si sviluppa negli anni 60, perché nascono le imprese? Risposta, perché costano meno dei contratti. Cioè, cosa vuol dire? Costa meno, costa non solo economicamente, ma come tempi, come transazione, come investimento, come energie. Prendere 50 persone, fare un contratto quadro di lavoro e metterle in un'organizzazione con un dirigente che le coordina ogni giorno, che fare con ognuno un contratto per ogni cosa che deve fare. Quindi l'impresa nasce perché abbassa i costi di coordinamento e di controllo. Questa è la teoria dominante dell'impresa. E quindi è evidente però che un'impresa può funzionare se i lavoratori attribuiscono un valore a essere coordinati, a essere controllati da una certa forma di gerarchia, che sarà postmoderna ma rimane un rapporto asimmetrico di potere. E quindi nascono così le imprese. Ecco però che l'arrivo della generazione Z, diciamo voi, vostra, del nuovo millennio, che nasce la figura del leader. Perché? Questo, il leader, si dice, non ha bisogno della gerarchia, si pensa, per poter far funzionare l'organizzazione, perché il consenso e l'adesione nascono dal cuore delle persone, nascono dall'adesione al suo carisma, alla sua capacità di convincimento, alla sua autorevolezza. Quindi la leadership appare più postmoderna, egalitaria, post-gerarchica, post-patriarcale, persino più fraterna, perché non avrebbe bisogno di queste forme gerarchiche, questi modelli gerarchici. Domanda, ma è davvero così? Secondo voi?
ovvio che c'è un ritmo retorico in un testo, no. Io sono convinto del contrario, cioè che le teorie della leadership siano molto più gerarchiche di quelle delle fabbriche fordiste del Novecento e più maschiliste. Tutto un registro declinato al maschile, ad esempio. Voi guardate la leadership femminile, non c'è, è tutto un modo di immaginare il mondo da maschi. Alcune, infatti, basta guardare la cultura che c'è nelle grandi imprese per capire che le donne sono ospiti di un mondo straniero, ancora. Allora, perché? Cioè, è la narrativa che è diversa, vengono raccontate come egalitarie, ma la sostanza è diversa. Perché? Allora, innanzitutto, la leadership deve dividere il mondo in due categorie, i leaders e i followers. Alcune persone, per ragioni più diverse, dicono personalità, talenti, geni, vocazione, ruolo, qualsiasi motivo, sono leader, magari devono scoprirlo di essere, che non lo sanno ancora. Altri, che sono i più, sono seguaci, followers, cioè membri o lavoratori che liberamente accettano di essere influenzati, sedotti, convinti dal loro leader e che sono pure felici di questa influenza spontanea. Certo, anche un follower di oggi può diventare un leader domani, o mentre follower di A diventa leader di B in un altro ufficio, e così all'infinito. Però provate a chiedervi, vi piacerebbe vivere in un mondo del genere? Lavorare cioè in uffici, dipartimenti, aziende dove il vostro dirigente è il vostro leader? Personalmente ne ho semplicemente terrore, come ho scritto. Perché è una società questa molto più illiberale di quella vecchia del Novecento. Ecco perché nascono oggi questi begli aggettivi, leadership gentile, relazionale, comunitaria, sinodale, partecipativa. Ma il problema non è l'aggettivo, è il sostantivo. E la leadership. Perché, il tempo vola e non voglio farla troppo lunga, c'è un dato che la teoria economica insegna a primo anno, anzi voi farete economia, chi di voi fa ancora il liceo lo scoprirete presto, cioè che si chiama questa teoria la selezione avversa, adverse selection in inglese, cioè che la selezione perversa, cioè che spesso i meccanismi di selezione o meglio, i segnali che un'impresa, un'organizzazione, un'istituzione dà diventano meccanismi di selezione delle persone e spesso questi meccanismi producono l'effetto opposto a quello che dovrebbero produrre. Cioè si parla di selezione al contrario. Faccio un esempio. Se io dovessi dire ordine religioso di suore, mettere pubblicità, cercasi nuove suore, si offre piscina, massaggi, stanza singola con televisione, con computer portatile al primo giorno, è probabile che chi si candida non abbia una forte vocazione religiosa, no? Quindi il segnale che io do seleziona le persone in un certo modo. Allora, se io faccio un corso per leader, è molto probabile che vengano persone sbagliate, quelli che amano comandare, quelli che gli piacerebbe essere leader, quelli che amano autodefinirsi leader. Ma siamo sicuri che siano le persone adatte per comandare qualcuno? Chi vorrebbe farlo? Quindi io qui dico, noi abbiamo prodotto dopo il Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo prodotto dei buoni politici perché non sono stati formati dalle scuole di politica, ma da una grandissima crisi civile, culturale, politica del fascismo, della guerra, e chi si impegnava in un paese distrutto doveva farlo non sicuramente per fare carriera, per fare molti soldi. Quando nascono le scuole di politica, negli ultimi decenni, chi si candida a fare il politico, vediamo i risultati, non sono sempre degli ottimi amanti del bene comune, ma più amanti dello stipendio, del potere e della visibilità. Allora, questo tipo di fenomeno è molto probabile che accada per gli stessi leader. Cioè, chi si candida? Voglio andare io ad una scuola. Anche perché se guardiamo i profeti biblici che vengono molto imitati da queste scuole, essere profeta, no, queste cose assurde, comunque, se noi guardiamo i profeti biblici c'è una legge biblica molto fondamentale che dice diffidate da chi si candida a diventare profeta, è quasi sempre un falso profeta. I profeti non vogliono fare i profeti nella Bibbia, Geremia, Isaia, cioè speccarità, sono in qualche modo convinti da Dio a fare i profeti e non volevano, e fino alla fine poi non li segue nessuno,
vengono picchiati, vengono messi in croce, cioè non è che il profeta è un uomo vincente, è un perdente, una donna. Quindi totalmente, anzi, chi si candidava a fare i profeti nella Bibbia erano sempre falsi profeti. Allora, perché? Perché la storia ci dice, e la vita, che si diventa leader facendo semplicemente il proprio lavoro, facendo altro, poi magari un giorno qualcuno ci imita e ci ringrazia e non nemmeno ce ne accorgiamo. Ma quando io comincio a pensarmi leader e inizio a comportarmi come tale, si ammalano le persone e i gruppi e si producono molte forme di nevrosi individuali e collettive. Poi dico, i leader hanno un bisogno necessario e vitale di follower. Ma chi decide di essere Robin in un mondo dove sono esaltati soltanto le doti di Batman, no? Quella, la canzone di, come si chiama quel cantante su Robin? Dov'è allora quella libertà tanto sbandierata da queste teorie vere, che io liberamente aderisco ad un leader? E quindi, per concludere, insomma, noi abbiamo bisogno di buoni coordinatori, di buoni dirigenti, di buone persone capaci di gestire dei gruppi di lavoro, certamente, ma questi non li troveremo nelle scuole di leadership. Potranno soltanto emergere da comunità e imprese meticce, promiscue, spurie, che si rimettono a camminare lungo le periferie, lungo le strade, e lì ci aspettano i nuovi leaders, che saranno agenti di cambiamento proprio perché non vogliono essere leader. Tutti diversi e tutti uguali, capaci prima di seguire e poi di guidare, perché la buona guida ha bisogno di essere capace prima di imparare le virtù deponenti della sequela, la mitezza, l'umiltà, la compassione, la misericordia, eccetera, eccetera. Ecco, volevo darvi questi input, così abbiamo ancora un 20 minuti, se avete piacere, di tempo per il dialogo, su due tematiche molto grandi, la meritocrazia e la leadership, che sono tematiche che voi incontrerete presto nei vostri studi, nella vostra vita, i giovani e gli adulti le hanno già incontrate, con la speranza che vi venga voglia di fare qualche domanda o di riflettere a casa, magari sul computer, sul telefonino, su Google. Grazie mille. Grazie. Si è spento, mi sa. Funziona? Sì. Allora, molte grazie. Due temi che secondo me sono anche molto interessanti per questo pubblico, che mi sembra pubblico di ragazzi e di insegnanti, quindi sia il tema del merito che il tema della leadership, che poi forse comincia a diventare protagonista nella cultura dei ragazzi anche molto prima dell'università, perché poi alla fine questo tema dei follower, questo tema dei leader sui social, insomma, non lo so, su Instagram. Forse potrebbe essere interessante chiedere a loro che cos'è un leader per un ragazzo di 18 anni. Non so se qualcuno... Io conosco, perché credo che siano del liceo di mio figlio questi ragazzi, quindi ne conosco uno, adesso l'obbligo. No, ovviamente se avete domande sono interessata a saperlo, però magari davvero voi ci potete raccontare, perché questo tema della leadership è un tema che per voi ha tutta un'altra connotazione, è una cosa di ragazzi che regola anche le dinamiche interne al vostro gruppo, immagino, anche senza andare a finire sui social, però forse è così, no? Ma sì, diciamo che, come ha detto prima il professore, un leader è uno che, diciamo, è capace di influenzare il più possibile le persone che ha attorno e che è comunque in un gruppo di ragazzi ci sono sempre opinioni discordi e, diciamo, la persona che riesce a mettere d'accordo tutti, che convince anche al di là della questione comunque social, che sì, giocano una parte abbastanza importante nel nostro mondo, diciamo, da adolescenti, ma che però sono irrilevanti per quanto riguarda più il carattere che riesce a trascinare, che riesce a convincere. E diciamo che mi sono ritrovato abbastanza nell'affermazione che ha detto prima
sul fatto che uno può essere un leader con una certa persona e si ritrova anche ad essere un follower in un'altra, e sul fatto anche di riuscire, cioè è necessario sapere anche seguire qualcuno per poter comandare ed avere delle doti più di umiltà e di obbedienza, diciamo. Era compagno di mio, ma loro sono del liceo di dove va mio figlio, quindi ne conosco. Sì. Liceo classico, direi. Sì. Sì, sì. Sono ragazzi molto in gamba, anche esposti, come dire, a delle sollecitazioni piuttosto importanti. È scuola pubblica, tra l'altro, quindi forse sul tema della meritocrazia qualche dibattito lo avete fatto in questi giorni oppure nulla? È un po' difficile. C'è una domanda. Grazie mille. Ieri al collettivo della scuola, che è un organo autogestito in cui il pomeriggio ci vediamo e discutiamo di diversi argomenti, abbiamo parlato proprio del merito all'interno della scuola principalmente e poi del nuovo ministero, e sono uscite considerazioni chiaramente meno elaborate rispetto a quelle che ha esposto lei, ma molto simili. Quindi è stato molto interessante come intervento. Non so, forse... Volevate dire qualcosa? Sì. Sì, anch'io ero al collettivo con Morena e sono venute fuori queste osservazioni. E se si dovesse, cioè, per quanto riguarda la scuola, la settimana delle eccellenze, e, se si dovesse farlo o no, se si dovesse dar merito a magari gli studenti che non avessero nessuna materia sotto o meno. E niente, abbiamo fatto una discussione su questo e con opinioni discordanti. C'è chi c'era, chi era d'accordo, c'è chi no, insomma. Classico. Questo è abbastanza normale ed è bene che abbiate idee diverse. Però la cosa più importante alla vostra età è essere coscienti che quelle idee possono cambiare e non essere intrappolati a 18 anni delle idee che uno non le cambia più perché altrimenti poi diventa incoerente. Che la prima forma di intelligenza di un giovane è cambiare idee. Quindi dire io oggi penso questo, ma domani studierò qualcos'altro e cambio idea. Ed essere liberi anche dalle proprie idee di ieri, se sono da te considerate non abbastanza interessanti domani. No? Questo per gli adulti è più difficile farlo, ma per i giovani imparate questa autosovversione, diceva Hirschman, questa capacità di autosovvertirsi, di cambiare idea se uno capisce che quella che di ieri non era così interessante. Sì, forse per loro è anche difficile cogliere l'importanza di questo valore dell'uguaglianza che ha portato la scuola pubblica, perché per loro è un dato reale, è un dato di realtà, non è stata una conquista, è stato qualcosa che... Sì. Cioè è molto difficile per i ragazzi intuire all'interno di un messaggio che vuole essere un messaggio di normalità, ma che forse porta sì. dentro di sé già una forma di ideologia sì. e di... Sì. idea di organizzazione della società sì. del futuro, il fatto che insomma c'è un bene molto prezioso da difendere, che è quello dell'uguaglianza, che è quello della scuola pubblica ed è quello sì. dell'istituzione che accoglie tutti. Forse i ragazzi sono anche insofferenti rispetto alla scuola, quindi non colgono davvero il fatto che ci sia un valore sì. di accoglienza, però sì. certamente le scuole di serie A o le scuole di serie B che stanno aumentando molto le scuole d'elite, no? Cioè volevo dire una cosa su questo che mi piace molto, cioè innanzitutto io da docente, anche da uno che vede passare i giovani così dai 19 anni fino al dottorato e dopo, che poi fanno varie carriere accademiche, non è affatto detto che un'eccellenza liceale nei voti significhi un'eccellenza universitaria. Ci sono degli studenti che arrivano con 100 e lode dal liceo che l'università fanno più fatica,
perché cambia il modo di studiare e di organizzarsi, e studenti che escono con 110 e lode dell'università, che quando fanno il dottorato sono bloccati. Perché? Perché se uno studia, attenzione, se uno studente studia con una logica strumentale e da incentivo, cioè per massimizzare i voti, che magari una cultura ti porta a far questo, a prendere il massimo in ogni materia, e quindi ciò che ti motiva è il voto, è diventare eccellente, è diventare... Tu sviluppi da ragazzo un tipo di intelligenza che non è sempre utile nella vita professionale, dove invece serve più creatività, più libertà, dove serve una capacità di immaginazione che non è... Quindi alcuni bravi studenti sono stati bravi accademici. Ci sono dei miei colleghi che erano dei pessimi studenti universitari e degli ottimi ricercatori universitari. Quindi il merito cos'è? Cioè, anche se vogliamo prendere sul serio il merito, diciamo, togliamogli Kratos, diciamo, il Dio, no, ma semplicemente il merito. Quanti sono i meriti delle persone? Cioè, tanti. Cioè, siamo diversamente meritevoli tutti. Abbiamo persone magari che sono bravi in matematica, questo è evidente, in storia, ma anche degli studenti che hanno delle virtù più di tipo emotivo, affettivo, di ascolto, di empatia, che si commuovono quando l'altro soffre. Questa non è una forma di eccellenza nella vita, come se lo è? Ma chi le premia queste cose? Ma chi le vede in classe queste cose, no? Nei voti? Quindi ecco perché avere uno sguardo, c'era quindi una saggezza nella scuola della nostra generazione, nel dire... Mettiamoli insieme gli studenti, sì, differenziamoli ma non troppo, perché poi sarà la vita a farli fiorire. Tutti conosciamo, io mi sono diplomato al liceo scientifico con 42 su 60, che era un voto praticamente scarsissimo. Poi ho fatto molto bene all'università, cioè le persone cambiano, evolvono, imparano, diventano eccellenti in vari modi della vita, diventano eccellenti magari come artisti e pessimi come matematici. Invece questo tipo di meritocrazia del business vede soltanto i meriti misurabili da un'antropologia molto maschilista e non vede altri meriti più deponenti, più gentili, più soft, che sono fondamentali per vivere e anche per lavorare. Ecco perché siamo diffidenti verso queste ideologie monotematiche, monomaniacali, monodimensionali, perché sono quasi sempre delle manipolazioni sulla vita delle persone. Ecco, non so se abbiamo ancora... Che ore sono? Un minuto. Abbiamo ancora 2-3 minuti. Esatto. La faccio io una domanda, perché a questo punto sono... Cioè, il tema è come si... Al di là del fatto che è molto sano e molto bello che ci siano ragazzi interessati, anche forse... Sì. Non costretti. No, facciamo finta che sia così, dai. No, però voglio dire, c'è un ritorno del dibattito all'interno delle scuole, dei licei. Anche perché venire spontaneamente alle 11:30 del mattino a un corso. Vabbè, anziché andare a lezione, esatto. Però, comunque. Scusa. No, sicuramente discuterne è una cosa molto importante, anche dare sollecitazioni a loro perché si rendano conto di quanto appunto è nelle loro mani il futuro che li aspetta. Però è anche difficile immaginare, io vedo che per esempio siamo travolti, no? Loro fanno l'ultimo anno del liceo, prossimo anno l'università, ma... L'ultimo? Sì. Quindi è un anno fondamentale questo. È fondamentale, però devono anche aderire a un modello di selezione che è già imperante nel mondo per esempio scolastico, universitario, di formazione. Cioè, sì, beh, siamo già dentro questa cultura. Siamo già profondamente dentro questa cultura. Cioè, noi uscivamo dal liceo e dicevamo che bello l'anno della maturità, facciamo l'interrail, andiamo a farci la vacanza, poi ci iscriviamo all'università. La più lunga vacanza della vita. Esatto. Durava da loro giugno sono già a da settimane sottoposti a un bombardamento di informazioni, di richiesta rispetto a quello che faranno il prossimo anno, sì. I test d'ingresso, vuoi andare all'estero, fai l'application. Cioè, non testi è facile. Attitudinali, c'è un poveretto che a 18 anni già deve sapere che se è più portato per fare il medico, l'ingegnere, la cosa è un po' complessa, no? Perché un giovane di 18 anni può far tutto. Sì, ma io ho scelto di fare economia per sbaglio, perché dovevo cercare una casa con dei miei amici che volevo molto bene dalla mia città. C'era un posto libero ad Ancona, c'era economia, fece economia, nessuna vocazione accademica. Poi facendola mi è piaciuta. I giovani possono far di tutto, poi scegliendola, facendola bene, ti diventa anche bella. Ma scusa, finisci la domanda. No, quindi voglio dire, cioè, per loro è quanto mai di attualità, penso, questo fatto
di trovarsi già proiettati in una dimensione in cui questa è una realtà e preponderante. Sì. Non, sì, questo è un tema bellissimo. Io lo sto commentando su Avvenire la domenica, se vi interessa, il libro di Pinocchio, l'economista. Ora faccio il terzo capitolo domenica prossima, abbiamo fatto altri testi, Shakespeare, eccetera. E questo che avevo, quello che mi colpisce molto di Pinocchio, sembra strano che un economista commenti Pinocchio, no? Però che cos'è che Pinocchio non vuole lavorare, no? Uno dei temi classici di Pinocchio, arriva nell'isola delle api industriose, che praticamente era, diciamo, la Torino dei tempi di Collodi, di Firenze, dove tutti lavoravano, no? E Pinocchio non vuole lavorare. Cioè, no, io preferisco fare l'elemosina, dice Pinocchio, va girando, datemi, finché non incontra, quindi incontra degli uomini, no? Dice, mi dai un tozzo di pane? Sì, porta questi carretti, fa, mica sono un somaro, mi dai un tozzo di pane? Dice, porta questa calcina, ma mica sono un asino, no? E dice, no, non voglio farlo, finché non incontra una donna che le chiede un favore, mi fa un favore, mi porti questa brocca a casa, quindi cambia il registro relazionale, non è il contratto, ma è il dono, e lui dice di sì e ottiene il pane, il famoso capo, il fiore condito. Cioè. Qual è il discorso? Che i giovani hanno diritto a una vita che non sia troppo lavorativa finché sono ragazzi. Cioè, l'altro giorno mi diceva un mio collega che insegna a scuola, che ha chiesto a un bambino di 10 anni, che vuoi fare tu da grande? Mi voglio riposare. Perché non ne poteva più di ginnastica, di atletica, di musica, di compiti, a 10 anni, no? Mentre il ragazzo ha un diritto, c'è questo bellissimo decalogo del fanciullo, stupendo, scritto da questo pedagogista polacco che morì con 200 bambini ebrei ad Auschwitz, no? Una cosa tremenda, di Varsavia. Lui era un grosso pedagogo, ora mi scusi il nome polacco, lui diceva un diritto fondamentale del fanciullo è il diritto all'ozio, a non avere niente da fare. Cioè che il momento dove tu crei le grandi fantasie, tu gli riempi tutta la vita, quindi questo tipo di lavoro Pinocchio non vuole, cioè perché in fondo Collodi inventa l'adolescenza, che non è bambino Pinocchio, non è neanche grande, è in mezzo, e quindi scappa dai genitori che vogliono farlo burattino, scappa dal mangiafuoco, cioè scappa dai grandi che lo vogliono far diventare qualcosa di che loro hanno in mente. E quindi lui dice, no, io non voglio lavorare, non voglio, perché ho diritto a qualcos'altro, no? Perché poi questa età passerà, purtroppo passerà, che è stupenda, però finché ce l'avete, non fatevi occupare la mente dal business, da una mentalità utilitaristica. Quindi l'università sceglietela, innanzitutto miei piccoli consigli da adulto e da professore universitario. Non preoccupatevi di capire qual è l'università che vi farà lavorare, perché ciò che voi farete domani e ciò che farete fra 5 anni nel mondo di oggi non hanno nessun rapporto tra di loro, perché il mondo è troppo veloce. Quindi dire faccio ingegneria X, perché gli ingegneri X trovano lavoro oggi, forse, fra 10 anni, no. Poi secondo, si trova lavoro se fate le cose che vi piacciono. L'altro giorno mi diceva un mio collega di una società di consulenza aziendale che aveva assunto 2 nuovi giovani, uno che era laureato in lettere antiche e l'altro in storia egizia, a fare i consulenti aziendali. Perché dice? Io non ho visto il curriculum, ho visto loro, sono stupendi. Cioè la gente, siamo le persone, assumono voi, non assumono i vostri curriculum vitae, le imprese in gamba. Quindi vi guardano, vi fanno parlare, sembra saper parlare in italiano, saper argomentare, avere un discorso da fare. Come dire, anche quando scriverete i curriculum vitae, fate come il mio collega che mandò il curriculum vitae già accartocciato all'azienda, non fate nemmeno lo sforzo di buttarlo via, è già pronto, scartatelo. Lui andò, come era così, lo aprì e poi l'ho assunto. Cioè questi curriculum europei, no? Tutte queste cose illeggibili. Raccontate una storia quando vi presentate al mondo del lavoro, chi siete voi, le vostre passioni, la persona, non tanto la maschera professionale. E quindi e poi fate una facoltà che vi piace e facendola vi appassionerete, se siete persone per bene, cioè vi piacerà facendola, perché poi lo studio è bello, è interessante, la verità ha un suo splendore di essere scoperta, sia questa economica, fisica, filosofia, lettere, poesia. Io oggi tornassi indietro a fare letteratura non farei economia, perché il mondo è pieno di capolavori che non leggerò mai, dell'ingegno umano, quella sì che è una realtà aumentata, la letteratura che fa il mondo più bello con storie inventate,
marialissime. Bene, molto abbiamo bene. Abbiamo finito? Sì, abbiamo direi, il tempo grazie. È finito. Grazie a tutti voi, auguri.